Liberi.tv, Riccardo Cristiano, sempre al chiostro di San Domenico, proprio per il bicentenario della nascita di Dostoevskij, in un evento creato apposta da Antonio Pagliuso con un'elettrice di eccezione, che è Rita Giura, che noi già conosciamo per essere una scrittrice e non solo, ha una voce bellissima perché tra l'altro ha narrato un altro libro, in questo caso delle favole per bambini, ma la sua voce è molto bella, molto calda, molto accogliente, direi, quindi penso che la scelta sia stata davvero ottima. Noi ascolteremo e riprenderemo l'integrale proprio di questo evento come Liberi TV e ci sarà anche lo streaming, però adesso dalla tua voce vogliamo sentire cosa ti ha dato leggere Dostoevskij e soprattutto se c'è anche qualche passaggio di Dostoevskij che ti è rimasto impresso. Allora, intanto l'abbinamento di lettrice per bambini con Dostoevskij non è, diciamo, l'ideale, però voglio dire, questo dà una presunzione di sfaccettature varie della lettura. E premetto che sono una semplice lettrice perché mi piace, quindi questo è un dato di fatto. Sì, ci sono delle caratterizzazioni o comunque delle presenze o delle situazioni che mi fanno pensare a un Dostoevskij molto attuale. Non voglio anticipare nulla perché Antonio ha scelto delle letture che hanno quasi stranamente delle collocazioni moderne, attuali. Un Dostoevskij che chiaramente ha una certa cupezza di vita, però nella sua cupezza ha questa filosofia che è molto ma molto avvicinabile, adattabile ai tempi moderni. Quindi sì, mi ha colpito anche nel leggerlo per questi aspetti che sono molto ma molto interessanti. Bene, ultima domanda, poi dopodiché so che fra poco inizierà appunto l'evento e quindi poi dovrai leggere Dostoevskij. Si può consigliare Dostoevskij a dei ragazzi giovani che magari, come diceva prima Antonio, sono abituati un po' a essere un po' più social, quindi magari a leggere meno o a leggere magari su un libro tradizionale, invece magari leggere un libro cartaceo come Diritto e Castigo, oggi è attuale? Intanto è attuale, dovrebbe essere completamente attuale il leggere un libro cartaceo, perché la carta, il profumo, il toccare il libro, il girare le pagine sembra una cosa un po' emotivamente consigliabile, però è una sensazione che dovrebbero appunto cercare di provare un po' tutti. Sì, io lo consiglierei ai ragazzi, anche rispetto a quello che accennavo prima, perché possono ravvederci anche delle attualità, delle modernità, delle situazioni adattabili alla nostra società. Per cui voglio dire, un approccio, anche se un po' per alcuni col naso otturato, trattandosi di un autore russo, ma io direi di farlo, perché più si legge e più si entra in quello che è il suo pensiero, in quello che sono le sue situazioni e le sue idee. Perfetto, Liberi TV, Riccardo Cristiano, La Mesia Terme, Chiostro.